Il paradiso, trame dell'1 e 2 marzo, flirt tra Adelaide e Marcello infastidisce Umberto. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily di stampo nostrano targata Gian Andrea Pecorelli. Riguardo le puntate che saranno trasmesse mercoledì 1 gradi e giovedì 2 marzo, evidenziano che Palma vorrebbe capire che ambizioni ha realmente Francesco. Similmente a Ludovica, anche Umberto inizierà a essere profondamente infastidito dalla simbiosi tra la cognata Adelaide e Marcello. Mentre Gemma si recherà in clinica per conoscere le motivazioni che si nascondono dietro il suo malore. Matilde si scoprirà particolarmente coinvolta nei piani di Tancredi, nel frattempo il giovane Rizzo riceverà una lavata di capo da Maria. Zanatta Junior, in ultimo, rivelerà a Ezio e a mamma Veronica di essere in stato interessante. Gli spoiler della soap opera di Rai 1, in merito agli episodi di mercoledì 1 gradi e giovedì 2 marzo. Anticipano che Francesco sembrerà risentire di qualcosa che lo bloccherà in ambito professionale. Così mamma Palma cercherà di comprendere quali siano realmente le ambizioni del figlio. Maria, invece, sarà in difficoltà con le stoffe per i suoi abiti e riceverà l'aiuto del giovane Rizzo. Matilde rimarrà di sasso quando Vittorio comunicherà a tutti i suoi collaboratori che ha intenzione di pubblicare il pezzo scritto da D'Ambrosio. Il commendatore Umberto, intanto, si scoprirà sempre più infastidito dalle reciproche attenzioni tra Barbieri e la nobile di Sant'Erasmo. Frigerio, al contempo, opererà una decisione netta in merito al progetto di Tancredi. Mentre Gemma andrà in ospedale per farsi delle analisi, così da scoprire il perché del malore avuto. Accertamenti che le faranno scoprire di essere incinta. Le trame del Paradiso delle Signore 7 per gli episodi dell'1 e 2 marzo riportano che una volta tornata a casa, Gemma avrà enormi difficoltà a rivelare di aspettare un bambino. I piani del legale torinese, intanto, coinvolgeranno sempre più Matilde, nel frattempo Vittorio deciderà di inserire l'articolo dell'ex collega di Letta nella prima pagina del Paradiso Market e ciò riempirà di gioia la giornalista. Francesco prenderà una decisione in sartoria senza prima consultare Maria, quindi quest'ultima lo rimprovererà. Puglisi, però, si accorgerà che Rizzo Junior ha agito a fin di bene e ritornerà sui propri passi chiedendo scusa al ragazzo. Ezio giurerà amore eterno a Gloria. Gemma, messa all'angolo dalla madre, si vedrà costretta a confessare di essere incinta. Cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.